Ciao, buonasera a tutti. Vi rubo proprio pochissimi minuti. Come avevo anticipato, volevo aggiornarvi rapidamente su alcune cose qui della sanità lombarda, perché è diventata, insomma, centro di dibattito nazionale. Io ho fatto, come sapete, 5 anni in Regione Lombardia come consigliere. Voi sapete che le regioni gestiscono la sanità. E quindi, insomma, di cose da raccontarvi ce ne ho, però partirei dalla fine. Qualcuno mi dice voce e cercherò di essere più bravo e urlare di più, va bene? Ok, parto dalla fine. Credo che abbiamo assistito tutti all'uscita, anzi alla scivolata di ieri dell'assessore Gallera. Si sono sprecate battute ovunque. Credo che tanti di voi, tanti di noi, tanti lombardi hanno ricevuto sui propri cellulari meme di prese in giro. Ecco, a me questo però fa piangere, sinceramente, perché scoprire a distanza di mesi dall'inizio di questa tragedia che chi quotidianamente studia e fa valutazione sulla base di dati statistici, sul famoso R con zero, su tutte queste dinamiche, non conosceva nemmeno il significato di questo fattore e di questo valore numerico, e questo mi sta preoccupando. Mi preoccupa perché se sommiamo questo agli effetti nefasti che ci sono stati nella sanità lombarda, ai risultati complessivi, credo che sarà necessario, passato questo momento di difficoltà, fare un'analisi e cambiare registro. Cambiare non significa distruggere tutto. Io vedo che ogni volta, come è successo anche questa settimana alla Camera, ogni volta che qualcuno dice che il modello della sanità della Lega Lombarda ha fallito, ci sono urla, succede il finimondo. Ma io credo che quando qualcosa non funziona, bisogna cambiare, salvare ciò che non che ha funzionato e cambiare quello che ha fallito. Non mi sembra di dire una cosa così stupida, o tantomeno così intelligente. Mi sembra una dinamica che ciascuno di noi utilizza nella propria vita quotidiana, o che credo che in teoria insegniamo ai nostri figli di utilizzare. Quando fai una cosa giusta, bravo, impara, cerca di migliorare; quando fai una cosa sbagliata, correggi e cerca di andare verso la strada giusta. Non mi sembra che abbiamo chiesto una follia, non mi sembra che vogliamo buttare il bambino con l'acqua sporca, ma vogliamo denunciare un modello che, vorrei ricordarvi, ha permesso al Movimento 5 Stelle nel 2013 di entrare nelle istituzioni, anche in Regione Lombardia. Perché? Perché vi vorrei ricordare che le elezioni in Lombardia c'erano state nel 2010, quando si candidò Vito Crimi, il nostro attuale capo politico, come presidente, e poi vennero fatte dopo 3 anni. Perché? Perché io vi vorrei ricordare che il presidente allora era Formigoni, quello che adesso dagli arresti domiciliari chiede i permessi per andare in televisione, va a spiegare che la sua sanità funzionava benissimo e l'ha rovinata Maroni. No, sì, la sua sanità funzionava talmente bene che lui è finito condannato in via definitiva per tutta una serie di reati, che se ne dico uno poi mi dimentico gli altri, quindi non vorrei togliere nessuno per il curricula, ma sappiamo tutti i disastri che ci sono stati sulla sanità. Una sanità che ha preferito dirottare soldi anche in maniera discrezionale, grazie a una legge fatta da Formigoni, verso gli istituti privati, che non sono il male assoluto. Gli istituti privati fanno il loro lavoro. Perché chi fa la differenza è chi fa le leggi, in questo caso la regione, che garantisce un modello sanitario che praticamente premia il privato in maniera spropositata e distrugge il sistema pubblico. Questo è un problema che credo che sia da fermare in tutti i modi. Quindi quello che vi voglio poi aggiungere, io non so se vi ricordate, il modello funziona, cerco di farla semplice, quindi gli esteti, gli esperti del settore non me ne vogliano, ma funziona così. Ogni prestazione sanitaria che viene fatta ha diritto a un DRG, che significa, diciamo, una tariffa con la quale paghiamo ogni singolo servizio. Quindi fai una visita di questo genere nella struttura privata, la regione paga quella struttura privata un X costo che vale per quella prestazione. Stesso dicasi per le operazioni, stesso dicasi per alcuni ricoveri e quant'altro. Questo è uno dei motivi per i quali poi c'è una stortura nel sistema, dove le strutture private vengono accreditate, cioè fanno una procedura di accreditamento con la regione e possono erogare tutta una serie di servizi, con il problema che abbiamo sempre denunciato, che queste strutture private non vengono messe in competizione con le strutture pubbliche. Allora tu dici, vabbè, chi è migliore? No, prendono tendenzialmente spesso
solo quelle prestazioni che sono altamente remunerative. Vi racconto dei casi, ci sono degli ospedali accreditati privati che utilizzano in accreditamento il pronto soccorso degli ospedali pubblici. Cosa significa? È chiaro che il pronto soccorso non è un servizio che dà grandi guadagni per la struttura privata e quindi quando possono addirittura si accreditano dicendo io erogo la cardiochirurgia e come pronto soccorso usiamo l'ospedale pubblico. Perché vi ho fatto l'esempio della cardiochirurgia? Perché è il classico esempio diciamo, mi sfugge il nome adesso, di reparto, ecco, pardon, che è ad alta remunerazione, quindi fa guadagnare un sacco di soldi le strutture private. Infatti avete visto come durante questa crisi, durante questa grande criticità col Covid, sono state le strutture pubbliche che hanno accolto in maggior numero, diciamo, i nostri malati, perché, beh, fate il collegamento con quello che vi ho spiegato prima e capirete, ma la colpa, io vi ripeto, io non me la prendo con le strutture private, io me la prendo con quei politici regionali che hanno permesso tutto ciò. Non è la fase di far polemica, hanno ragione, però mi sembra doveroso, avendo passato 5 anni in regione, ricordare che dopo il modello fallimentare formigoniano, finito arresti, scandali, San Raffaele, vi ricordate il Santa Rita, dove praticamente i medici operavano 2 volte le persone perché se tu fai l'operazione male al primo giro sul ginocchio, obblighi il paziente a farsi rioperare, quindi la struttura guadagna 2 volte. Ecco, quel modello fallimentare, allora poi è arrivato Maroni, leghista della prima ora, che ha pensato bene di fare una nuova riforma, la riforma maroniana della Lega. Quindi in Lombardia oggi vige questa riforma che è in via sperimentale, dura 5 anni. Tant'è vero che il modello con ASST e ATS c'è solo in Lombardia. Ecco, questo è un modello che è evidente, ha fallito perché è ospedale centrico, ha fallito perché premia troppo la sanità privata e ha fallito perché si è dimenticata dei presidi territoriali. Presidi territoriali che in regione evidentemente come il Piemonte, l'Emilia Romagna, governata oggi dal PD, ma anche il Veneto, governata dalla Lega, ha funzionato. Io non faccio quindi una battaglia ad personam, ad partito, io faccio un ragionamento di dati oggettivi. Essendo un cittadino lombardo, insieme ad altri quasi 10 milioni di concittadini, vogliamo che il sistema funzioni. Ecco, oggi, immaginare che la sanità è gestita da chi mi dice in diretta in una conferenza stampa che per contagiare una persona, visto che l'R con 0,0551 mi devo beccare con 2 persone contemporaneamente, beh, insomma, forse è una scivolata per l'amor del cielo, però insomma, noi stiamo stati zitti quando ci hanno massacrato per una serie di cose, siamo stati zitti quando hanno fatto le mascherine a pannolino con i medici che si lamentano. Noi cerchiamo sempre di evitare polemica, però a un certo punto io mi aspetto da un assessore che fa una scelta di questo genere che ne tragga le dovute conseguenze. Io farei una valutazione politica, poi lui ovviamente fa bene a fare quello che ritiene, perché in questa fase spero che si faccia guidare un po' meno dalla sua ambizione di fare il sindaco di Milano, come ha praticamente detto in un'intervista, ma pensi alla salute dei cittadini. Ma tornando a noi, cos'è il nostro ragionamento? Noi non vogliamo distruggere un modello, noi non vogliamo distruggere tutto, noi vogliamo distruggere la parte che non ha funzionato, quindi basta un modello che premia solo i privati e quindi bisogna tornare agli ospedali pubblici, assolutamente bloccare quindi questa riforma che ha fallito di Maroni, senza bisogna questa riforma ha fallito, la riforma fatta da Maroni in via sperimentale ha fallito e bisogna fermarla consapevoli che quello che ha funzionato si tiene, quello che non ha funzionato si mette via, si cancella e questa riforma bisogna bloccarla. Semplice come concetto, sì, non stiamo distruggendo, non è che di colpo appena blocchi questa riforma crolla tutto, assolutamente, il sistema continua, magari spero presto che i nostri concittadini possano tornare a fare delle prestazioni. Questa idea, questa proposta nasce dai miei colleghi Fumagalli in Regione Lombardia e Gianmarco Corbetta al Senato, proposta intelligente che io sposo in pieno perché al buon senso credo che bisogna dare seguito e dare retta e questa è la proposta di buon senso che fa il Movimento 5 Stelle, cioè Gallera, insomma, si mettesse da parte, lui, la riforma leghista di Maroni, il povero Fontana che, voglio dire, si è trovato a dover gestire da una parte la difficoltà del Covid, dall'altra Salvini che gli diceva che bisognava attaccare il governo. Mi sembra una scelta non molto utile in questa fase. Ma credetemi, quel modello è fallito e da dove bisogna ripartire? Dai territori, dai presidi sanitari, dai nostri medici di base che per qualcuno invece non sono importanti e che oggi in Lombardia spesso sono solo quasi degli amministrativi che ti mandano solo a fare visite. Ecco, dal territorio. Ripartiamo dai territori con presidi sanitari. Ma non idolatrando il modello Zaia, quel modello Zaia che è vero, ha funzionato, ascoltando un professore dell'Università di Padova, che oggi ha situazione un po' più calmierata, sta già cercando di scaricare per avocare su di sé tutti i meriti. Io non comprendo perché culturalmente in questo paese, quando uno fa la scelta di affidarsi a uno bravo,
Non può essere orgoglioso di aver scelto un collaboratore o aver scelto un tecnico bravo e prendersi i meriti di ciò. Però queste sono dinamiche che non mi appartengono. Ripeto, questo è un aggiornamento, questo è il concetto che volevo darvi come posizione politica del movimento. Senza urla, senza strepiti, senza show. Io lascio perdere quella polemica, non mi appartiene, non mi piace, mi hanno cercato di tirare in mezzo in questi giorni su quella polemica in Sanità della Lombardia e sono stato lontanissimo perché ovviamente. Io vorrei ricordarvi che si parla di più di 15.000 morti, non vorrei dire un errore, non ho i dati come Gallera sotto, stiamo parlando di più del 50% dei morti in Italia sono in Lombardia, nessuno credo si sia dimenticato le scene dei camion militari che portavano via le bare, nessuno credo si sia dimenticato il fatto che tante persone hanno perso dei cari senza poterli salutare per l'ultima volta, senza potergli dare un degno saluto anche con una funzione funeraria. Ecco, credo che quello sia un qualcosa che non ci dimenticheremo mai, ma deve servirci da monito per evitare che questo succeda di nuovo. Non entro nella polemica dell'ospedale in fiera, credo che si commenti da solo. Vorrei solo ricordare che quando si crea un ospedale, è importantissimo creare un centro in cui raccogliere tutti i malati Covid, lo devi fare all'interno comunque di un presidio sanitario che ha tutta un'altra serie di anche servizi di natura sanitaria all'interno di una struttura che ha un'organizzazione che funziona, perché un ospedale non è solo una stanza con quattro macchinari e quattro infermieri, anzi c'è una valenza di organizzazione, c'è una interessenza di lavoro, c'è una collaborazione tra professionalità differenti e quindi credo che quello sia stato un modello sbagliato e l'ha detto anche, voglio dire, il medico di Berlusconi, quindi non potete dire che siano i brutti grillini a fare questo tipo di ragionamento. Quindi ecco. Io leggo tanti che mi dite va commissariata la regione, perché noi dobbiamo fare questa scelta che poi mette in capo a noi? Pensate a quel povero commissario che arriva di colpo, deve capire come gestirla RO. Cioè, commissariamento è un bel termine, facile da capire, intuitivo, dice che ha fallito un modello. Bene, diciamo però che oggi non possiamo sommare confusione a confusione, ma oggi dobbiamo dire che il modello, la riforma leghista della sanità ha fallito e va ricambiata, non va distrutta, va cambiata. Quindi si azzera quella riforma sperimentale di Maroni e si riparte da quello prima, togliendo questo favoritismo verso il privato, tornando al pubblico e tornando ai territori. Concetti semplici, concetti facili, concetti che credo che tutti condividiamo. Non è un attacco alla Lega, non è un attacco a nessuno, è una esigenza che i cittadini lombardi, io in primis per mio figlio, per la mia famiglia, vogliamo, perché è vero. In questa regione ci sono anche tantissime eccellenze e ci sono perché ci sono dei medici bravissimi, ci sono degli infermieri bravissimi, ci sono dei tecnici radiologi straordinari, ci sono tutta la filiera che lavora in questo settore che è stato straordinario, esattamente come sono stati straordinari in questo periodo difficile che abbiamo affrontato tutti, tutti quelli che lavorano nella filiera alimentare, tutti quelli che hanno lavorato ai supermercati a cui noi dobbiamo sempre dire grazie. Ci aspettano mesi difficili, ci aspettano sicuramente mesi molto complicati. Ecco, noi dobbiamo affrontarli cercando di essere seri, cercando di essere collaborativi a tutti i livelli istituzionali, consapevoli che non ci facciamo mettere i piedi in testa da quasi nessuno, perché tranne mio figlio che ogni tanto ci riesce, e quindi questo migliorerò, ma di certo non ci facciamo fermare da Plantia che ci migliora, non ci facciamo fermare da chi ha distrutto la sanità pubblica in Regione Lombardia, da chi sbaglia a raccontare, diciamo, i presidi sanitari. Noi vogliamo semplicemente mettere al primo posto gli interessi di ogni singolo cittadino. E credetemi, non è urlando e offendendo gli altri che riusciamo a far passare questo messaggio, e lo dico soprattutto a tutti gli amici che mi seguono, che mi ascoltano, che mi dicono dovete andare, dovete dire, dovete fare, a Gallera, a Fontana. Noi dobbiamo spiegare alle persone, perché a volte capita che quando vai all'ospedale San Raffaele con la tua bella ricetta del medico della mutua, pensi che in quel momento stai andando a fare un qualcosa nella sanità pubblica. Invece quando tu vai con la tua ricetta medica al San Raffaele, giustamente con un servizio pubblico, ma in una struttura privata. Io sono stato attaccato forse un mese fa, da un medico che mi attaccava perché io dicevo che appunto il modello della sanità lombarda aveva fallito perché questo modello privato aveva, secondo me, fatto dei danni. Questo medico mi aveva urlato contro di tutto in televisione, secondo me lo trovate anche online. E sapete un po' in che strutture lavorava quel medico? In una struttura privata. Hai visto il conflitto di interessi? Va che sfortuna. Battute a parte, credo che sia giusto e responsabile nei confronti dei nostri concittadini pensare di
cambiare, seguendo la proposta fatta da Fumagalli, da Corbetta, da tutti i miei colleghi consiglieri regionali, questa riforma che ha fallito, questa riforma sperimentale di Maroni che ha fallito, senza tornare al modello Formigoni, ma tornando a un modello che metta al centro la salute dei cittadini e non che consideri i cittadini e i malati come un bancomat da strisciare. Questo è un concetto semplice, questo è un concetto banale, più territorio, più medici di base. Dopodiché ci sentiremo prossimamente, so che, tra l'altro vedo, sono tempestato di chiamate, perché tra poco abbiamo un'altra riunione, sulla situazione di autostrade ci sta, io un po' di idee ce le ho per trovare una soluzione, ma credo che debba essere una scelta nell'interesse di tutti. Io cerco sempre di lavorare, lo sapete, non a titoli ma a contenuti, poi la comunicazione è fatta anche di titoli, di annunci, e su questo devo un po' migliorare, sapete che non sono bravo, però vi assicuro, ci aspettano momenti difficili, abbiamo bisogno di tornare a sentirci una grande comunità, altrimenti sarà ancora più difficile superare questo momento. Io credo che solo un'Italia unita, che riscopra il senso di comunità e riscopra come da soli non si va da nessuna parte, possa superare queste criticità con tutte le complessità che ci sono, con la necessità di tornare a lavorare di più, maggior produttività, e che non significa, maggior produttività non significa dover lavorare non 8 ore al giorno ma 10, vuol dire lavorarne anche meno ma lavorarle meglio, con efficienza, con una rete infrastrutturale comunicazioni che funziona, con un internet veloce, con meno burocrazia, con più efficienza nei processi, con dei server che raccolgano più dati e che possano fruire le banche dati per incrociarle almeno la presidenza del consiglio, perché qui ogni ente gestisce i suoi dati privati. Cioè, una maggiore produttività non significa più ore di lavoro, significa lavorare tutti. Ciascuno deve fare la sua parte, prima da soli non andiamo lontano. Ci sentiamo nei prossimi giorni, vado godermi un attimo mio figlio per poi fare questa riunione, poi vi tengo aggiornati. Mi raccomando, aiutateci con i toni intelligenti, con i toni bassi, mentre ci sono i fenomeni che hanno la ricetta pronta, a spiegare la complessità delle cose e soprattutto a spiegare le proposte di buon senso che stiamo portando avanti. Ciao a tutti, grazie del tempo che mi avete dedicato. Ciao.